Il mare come un mare vivo, in realtà. Allora, io ho sempre vissuto in un paese di mare, ci vivo. Sono nata a Bari, ho vissuto da bambina, ma abito a Mola. Mola è un paese non solo sul mare, ma è anche un paese marinaro. Mio nonno era un capitano di lungo corso, portava le navi in America e mio bisnonno era un armatore. Quindi sono nata sul mare, a contatto con il mare. E per me è un elemento imprescindibile. Io ho bisogno di, dunque in estate ci vivo a 20 metri, come da qua alla UBIC, e quindi apro il cancello e lo guardo. In inverno 800-900 metri, ma questa esigenza mi porta ogni giorno ad allungare magari il giro se vado a fare la spesa, eccetera, o alla posta a pagare una bolletta. Faccio il giro lungo e vado a guardarmi il mare perché ne ho proprio bisogno. Effettivamente noi siamo abituati a pensare al mare come un elemento positivo, come un amico. Io ricordo che da bambina, quando non so, i miei dicevano no, non fare il bagno perché il mare è agitato, perché ti viene una congestione, se vai. Avevo difficoltà a vedere il mare come un nemico, come un pericolo, perché l'ho sempre percepito come un elemento positivo. Ora lo percepisco come un elemento da proteggere, perché mi sono resa conto che purtroppo, credetemi, ci sono dei grossi interessi contro il mare e viene molto molto vilipeso. E quindi, essendo una cosa nostra, dobbiamo prendercene cura. In questo libro affronto il tema delle navi della vergogna, cioè di quelle navi che vengono schivate di rifiuti tossici e vengono fatte affondare, sembrano degli affondamenti casuali. Nel corso di 20 anni, dalle Tremiti fino ad Otranto, ne sono state affondate 30. Molte riguardano la zona del Gargano, il vostro mare. Io faccio i nomi di alcune, ho studiato alcuni, ho approfondito alcuni casi, faccio i nomi, quindi costruisco una storia verosimile partendo da fatti veri. La cosa che mi ha sorpreso è 2 settimane fa ero sempre in questa zona, però a Lucera, sono andata a Lucera e a San Severo e durante la presentazione raccontavo di questa nave, la Eden 5, che nel 1991 viene sia Arena a Marina di Lessina. A Lucera, tra i partecipanti alla presentazione, c'era diversa gente che aveva la casa estiva a Marina di Lessina. Quando io ho raccontato delle 2 tonnellate di rifiuti radioattivi presenti in quella nave, che sono stati abbandonati sulla spiaggia, non sono mai stati recuperati, loro, era come si dice, cadevano dalle nuvole, erano convinti che quella nave si fosse arenata per una truffa assicurativa. Nessuno sapeva nulla dei rifiuti radioattivi. Questo mi ha colpito perché, voglio dire, continuavano ad andare a mare su quella spiaggia, ignari, hanno portato i bambini a giocare ignari. Perché purtroppo non c'è mai stata in tutta la Puglia, riguardo il mare, una bonifica ambientale.